Buongiorno da Edo, oggi una notizia buona e una cattiva e soprattutto molte occhiaie. Partiamo subito con quella buona così da metterci nel mood giusto. Vi farà piacere sapere che è uscita la nuova versione, ormai praticamente la versione definitiva, di un noto player musicale che allietava le giornate di noi ragazzini negli anni 90. Sto parlando di Winamp. Winamp. It really whips the llama's ass. Ebbene sì, Winamp è uscito alla versione 5.9, in realtà è una RC3, ma praticamente è definitiva, mancano alcuni bug fix, si legge nel comunicato, ci sono alcune cose da sistemare, non funzionano alcuni plugin più vecchi. Comunque la notizia è proprio che praticamente ormai il software è completo, è possibile scaricarlo. Il grosso del lavoro naturalmente è stato portarlo alla compatibilità con Windows 11 e si legge la cosa più corposa di questo sviluppo molto lungo è stato passare da Visual Studio 2008 a Visual Studio 2019 cercando di mantenere il più possibile la compatibilità con tutti i plugin e le skin di Winamp, perché se vi ricordate, se come me Winamp aveva un posto fisso sul desktop Windows negli anni 90, primi 2000, il bello di Winamp era appunto personalizzazione con un'infinità di plugin e di soprattutto di skin scaricabili dal sito. E quindi niente, se ancora avete degli MP3 e vi piace scaricare e ascoltare la vostra musica offline, MP3 o FLAC con i codec lossless, poi c'è il supporto naturalmente a nuovi codec che manco esistevano all'epoca delle prime release di Winamp, ora potete avere un player direttamente dal passato che vi permetterà di ascoltare la musica preferita e naturalmente di frustare i culi dei lama. E a proposito di parti del corpo che non dovrebbero essere frustate, arriviamo alla notizia spiacevole di oggi, perché succede che c'è un sistema di intelligenza artificiale in Google che ha flaggato come pedopornografia. Anzi, se no, in realtà c'è una dicitura specifica che riguarda il child abuse, alcune immagini, alcune fotografie che dei genitori negli Stati Uniti a febbraio dell'anno scorso avevano inviato via mail, via Gmail, al proprio medico, fotografando appunto i genitali dei propri figli, del proprio bambino che aveva un'infezione genitale. Quindi il medico aveva richiesto di inviare delle immagini per valutare la cosa. Queste immagini sono state flaggate come child abuse dalla intelligenza artificiale di Gmail, poi sono state revisionate da un essere umano, da un dipendente di Google, che ha confermato questo flag. E nonostante le prove presentate poi da questi genitori, che il tutto era riferito a, appunto, una comunicazione con un medico e a un caso insomma in corso, e nonostante questo Google non ha fatto marcia indietro, non solo ha segnalato questa condotta, queste immagini, questo child abuse alle autorità del Texas, perché si parla di Houston, ma ha anche bloccato e poi cancellato gli account Google e Gmail di queste persone. E quindi immaginate poi il danno enorme, oltre al problema della segnalazione all'autorità, che poi è stato naturalmente ridimensionato perché le autorità, una volta viste le prove, hanno cancellato qualsiasi accusa. Però ancora oggi, nonostante le segnalazioni, nonostante anche alcune testate giornalistiche americane abbiano cercato di fare pressioni per ripristinare la situazione, Google non ha riattivato questi account. E l'articolo da cui prendo riferimento, da cui prendo spunto in realtà, lo leggo su Electronic Frontiers Foundation, che fa una bella disamina, che poi vi invito a leggere, su questi casi, che sono sempre maggiori, anzi, i governi chiedono sempre più spesso alle grandi aziende come Google, Apple, Facebook di aumentare lo scan da parte di intelligenze artificiali e poi di esseri umani, di contenuti potenzialmente dannosi, eccetera, che poi vengono flaggati e poi vengono riportati alle autorità. E pensate, come dice poi l'articolo, al problema che questi possono causare. Non solo vi possono disattivare l'account, che è un grosso problema, ma possiamo ridimensionarlo, ma pensate a alcuni paesi che magari hanno delle democrazie traballanti, diciamo così,
o comunque non sistemi completamente democratici, in cui un flag per una questione di questo tipo, o diciamo immagini inappropriate, può portare a conseguenze ben peggiori. Quindi una segnalazione dell'autorità da parte di Google all'autorità di un paese non democratico potrebbe effettivamente avere conseguenze ben più gravi. Quindi la strada, in realtà, secondo la EFF, non è un maggior controllo da parte dell'intelligenza artificiale, ma una maggiore privacy. Un tema che si alza sempre più spesso nelle discussioni. La stessa EFF è molto attiva in questo aspetto. Vi ricorderete le questioni sulla privacy dei sistemi di advertising dei browser proposti ultimamente. Però è una cosa che va affrontata a livello proprio politico, e vedremo che cosa verrà fuori nei prossimi tempi. Vi ringrazio per aver ascoltato fin qua e ci vediamo, forse domani. Ciao.